felice di partecipare a questa presentazione. Credo che sia un incipit che non ho usato molto spesso, proprio perché ritengo che questo evento sia estremamente importante. Importante perché è un esempio di strumento civile, strumento di aiuto alla vita insieme in una società in cui gli spazi si sono ridotti. Prima tra me e il mio vicino c'erano le mura di casa, adesso fra me e il mio vicino c'è solo il tasto che fa partire una ricerca. Ora, questa compressione degli spazi, questo avvicinamento dei vari individui e personalità produce delle regole diverse di convivenza che dovrebbero invitare, per carità, essendo maggiore la vicinanza, a una maggiore civiltà. Purtroppo non è così, perché quelle decine, centinaia, migliaia di persone meno civili della media, prima le riconoscevamo a distanza e potevamo proteggerci, ora ce le troviamo in casa, sullo schermo del PC, senza nessun segnale di preavviso. Ora, in casi come questi, ovviamente ci sono vittime maggiori e minori di un fenomeno di questo tipo. Più avvisato, scafato si potrebbe dire, è l'utente, per esempio un vecchietto come me che ne ha fatte di cotte e di crude. Io ho cominciato a lavorare con internet quando non si chiamava internet, si chiamava IRNET, ed era gestito dal GAR e da un consorzio di centri di ricerca. Avendo esperienza, sicuramente ci rimango male quando leggo certe cose. Per fortuna conosco oramai certe firme, quando vedo la firma di alcuni avvocati il cui nome comincia con S, non leggo nemmeno. No, sì, non leggo nemmeno. Ma le vittime ingenue, le vittime predestinate di questa attività sono proprio i ragazzini, i minori, per i quali la rappresentazione della loro personalità o di alcune loro caratteristiche che viene fatta sul web, inteso come strumento di comunicazione universale, senza sapere cosa vuol dire universale, però avendo presente che coloro che contano per loro, compagni di classe o che altro, sono tutti lì a leggere quelle cose, a guardare. Noi abbiamo avuto casi di suicidio derivanti da questo tipo di pressione psicologica. Allora è necessario in qualche modo proteggere questi ragazzi, farli crescere con un sano equilibrio, perché quello che gli avvocati il cui nome comincia con S pensano di me, a me interessa molto poco, però un pochettino mi interessa. Devo essere in grado, da persona spero equilibrata, di pesare queste opinioni sulla generalità delle opinioni. Così devono fare anche i ragazzini. Se c'è qualcuno che li perseguita, bene, è qualcuno, non tutti. Non è il caso di soffrirne come ne soffro. Ecco, queste cose però si imparano lentamente. Io credo che uno strumento come questo sia innanzitutto uno strumento di civiltà e di civile viver comune, se vogliamo, particolarmente importante proprio perché si indirizza a tutti, ma ha un uso particolarmente, chiamiamolo, produttivo. Non voglio essere freddamente bilancistico in queste espressioni, però la produttività maggiore è proprio verso
gli elementi meno equilibrati della società, che fatalmente sono i più giovani e più influenzabili. Quindi uno strumento civile come questo è benvenuto, e benvenuto nella maniera più calda possibile, ripeto, sia per il campo delicato al quale si applica, sia perché è un esempio di intervento del tutto privato. I Corecom lo fanno in maniera del tutto volontaria, non c'è un obbligo di legge regolamentare o pubblico, c'è un desiderio di produrre qualcosa di utile per tutti quanti, e questo è un desiderio per il momento limitato a 3 Corecom, ma siamo in fase di esplorazione e di test, e quindi vedremo poi come potrà essere generalizzato. Io devo dire, raramente ho visto qualcosa di cui possa essere così felice da un punto di vista, sì, sicuramente professionale, perché il legame con i Corecom è grande, e qualsiasi cosa i Corecom facciano mi fa molto piacere, ma deriva anche da considerazioni da cittadino e da padre, che secondo me sono altrettanto importanti. Quindi grazie ai Corecom. Adesso spero passeremo, dopo questa fase introduttiva, a vedere veramente cos'è questa cosa, e lascerei la parola al dottor Lucci, che è presidente del Corecom dell'Abruzzo.